Buongiorno da Firenze. Ormai, grazie agli scorsi due video, conosci molto bene la teoria per pronunciare questa maledetta R. Si tratta solo di far vibrare la lingua contro gli alveoli dei denti superiori. Ma la pratica? Abbiamo già visto un po' di pratica, ma oggi ne vedremo altra. Sarò sincero con te, per correggere questo difetto di pronuncia occorre un po' di tempo. Quanto tempo? Te lo dico a fine video. Che ne dici di fare un giro? Certo, dove si va? Sorpresa. Io adoro le sorprese. Oggi ti do gli ultimi esercizi per lavorarci. Ah, ovviamente non sono a Firenze, ma Firenze va pronunciato con la E aperta e il raddoppiamento fonosintattico. A Firenze. Ma dice, allora torniamo a Firenze, fa la gente bene, almeno la si eleva, la portano via torna buoni, è sempre una bella strada, lì come tu caschi bene, oddio, sono tu caschi, l'è meglio, voglio dire, ma insomma, appena ti arrivi tu senti subito qualcosa, nell'aria, vero? Nel video della scorsa settimana ho ben spiegato che non sono logopedista, ma mi sono tenuto un sassolino nella scarpa. Eccolo. Sarebbe fantastico poi se questa specifica la facessero tutti quelli che si spacciano per attori o registi senza alcun titolo o peggio, senza alcun merito. Merde. Non perderti nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche. Sarai in tal modo avvisato o avvisata ogni volta che esce un video. Ricorda, parlare meglio ti farà sembrare una persona migliore. Allo specchio, bocca aperta. Quanto aperta? Più o meno tra i denti superiori e quelli inferiori ci deve passare una matita. Se hai bisogno, usala pure una matita, non infilata in bocca però. Usala così. Appoggia la punta della lingua sugli alveoli dei denti superiori. Prendi un bel respiro e cerca di visualizzare una minuscola colonna d'aria che percorre tutta la lunghezza della lingua ed esce proprio tra gli alveoli dei denti superiori e la punta della lingua. L'aria non deve assolutamente uscire dai lati della lingua. Prova a rilassare leggermente la punta della lingua per far passare l'aria ed ecco qui, la R. In pratica la lingua resta ferma per quasi tutta la sua lunghezza, soltanto la punta della lingua viene lasciata leggermente rilassata per permettere il passaggio dell'aria. Abbiamo già visto nelle scorse puntate alcuni esercizi per la lingua che certamente aiutano nella pronuncia della R. Vai a vederle, così scopri quali sono. L'ultimo esercizio per la lingua che ti do è questo. Scegli un brano e leggilo sillaba per sillaba, come se ci fosse un accento su ogni vocale. In questa maniera. Mi, o, co, gna, to, dal, la, to, pa, terno, a, ve, va, un, cu, gi, no, germa, no, lo, zi, o, ma, terno, del, qua, le. Poi, prova a farlo con una paletta bassa lingua oppure con una matita stretta tra i denti, tra premolare e premolare. Mi, o, co, gna, to, dal, la, to, pa, ter, no, a, ve, va, un, cu, gi, no, ger, ma, no, lo, ci, o, ma, ter, no, del, qua, le. In questo modo costringi i muscoli che ti permettono di parlare ad un super lavoro, perché con l'ostacolo in bocca ci sarà molto più da articolare per far capire quello che si dice. Appena togli la matita vedrai che risultato. Una penna, mi raccomando, o una matita in bocca, non un oggetto troppo grande. Questo esercizio non dedicare troppo tempo, soltanto pochissimi minuti. Invece a tutti gli altri esercizi che hai visto anche nei video precedenti ti devi votare per almeno 10-15 minuti al giorno. Ogni giorno. Il tempo necessario per correggere il difetto della R moscia dipende dall'età,
dalla consapevolezza e da tanti fattori soggettivi. E quando inizi a sentire che cominci a farla bene, o almeno diversamente, questa maledetta R, non tenerla per te. Usala, inseriscila nel linguaggio parlato di tutti i giorni. Hai paura del giudizio dei tuoi amici? Guarda questo video e scopri come puoi fare a cambiare il tuo modo di parlare senza che gli altri se ne accorgano troppo. Il video parla della dizione, ma lo puoi tranquillamente applicare anche alla pronuncia. 10. 15 minuti al giorno, anche un po' di più se vuoi 7 giorni su 7 e in 3 mesi avrai la tua R inattaccabile. Ti pare troppo? Francamente, a me no. Ecco gli ultimi sciogli lingua che ti aiuteranno a fare esercizio. Porta aperta per chi porta. Chi non porta, parta pure. Sereno è, seren sarà. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Ha realizzato il suo sogno sposando la sua ex compagna di scuola, Lorraine Baines McFly. Beh, non c'è due senza tre. Anche questo è un esercizio per la lingua. Non è che aiuti molto la R, ma se entrambi siete consenzienti, fatelo, che male non fa. Sto trattando una lieva per il fonema gli, quindi ne approfitto. Il prossimo video sarà dedicato proprio a questo gruppo che in alcune parti d'Italia, soprattutto al sud, viene pronunciato in maniera inascoltabile. Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII. Mio coglione, io sono già comandante Francesco della Piazza Trono. E questo costa in dollari a notte? 10.000 dollari più gli extra. Ma coglioni! E me coglioni sì! Prego. No, guardi, non la voglio più. Grazie per aver guardato questo video. Iscriviti al canale e se hai delle domande, commenta pure qui sotto. E se vuoi sapere come posso aiutarti a migliorare la tua dizione, la tua pronuncia, prenota una breve consulenza gratuita via Skype. Puoi farlo attraverso il sito web oppure scrivendomi su Instagram. Come al solito ti invito a mettere like a questo video, a curiosare gli altri video sul canale, ad iscriverti e ad attivare la campanellina. E se vuoi sapere come puoi migliorare la tua dizione e la tua pronuncia, vai da qualcun altro che è più bravo.